Commissione sulla morte di David Rossi, spuntano 35 file con la parola suicidio e una foto di un'impronta sul davanzale. Politica, Massimo Vita scende in campo, costruire un'area progressista ampia. Calcio solidale, chi dice donna dice dono, il torneo femminile a Siena l'8 marzo. Per lo sport il calcio a CN Siena dopo la sconfitta a Chiavari, si pensa alla gara di domani contro la Carrarese. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera, benvenuti al TG di Siena TV. Alle 11.15 di questa mattina è cominciata l'audizione fiume di Nicola Marini, procuratore del Tribunale di Siena, davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Analizzando il PC di Rossi, Marini ha annunciato che la Polizia Postale di Genova ha trovato 35 file con la parola suicidi. Tutti i dettagli nel servizio di Simona Sassetti. Analizzando gli URL si scopre che nell'ultimo periodo sul computer di David Rossi sono stati trovati 35 file relativi alla parola suicidi. Lo ha detto il PM Nicola Marini, procuratore del Tribunale di Siena, davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, riferendosi a quanto emerso da alcuni approfondimenti fatti nel 2019 sul computer fisso dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, svolti dalla Polizia Postale di Genova. Viene, come detto, analizzato questo computer e nell'ambito di questa analisi viene fuori che vengono trovati 35 file nel computer del David Rossi relativi alla parola suicidi. L'ultimo che è stato contattato è poi tra l'altro raffigurato con un cappio con una banconota da 100 euro, c'è anche una foto, è stato contattato dal Rossi il 6 marzo 2019 alle 16.39. Riguardava la circostanza che 8 omicidi al mese per ragioni economiche. Per Marini, tutti i dati raccolti facevano inclinare verso un'ipotesi suicidaria, ripercorrendo la seconda indagine condotta da altri magistrati sulla morte di Rossi e anch'essa archiviata come suicidio. La seconda indagine si conclude con quello che era la sensazione che io pubblico ministero avevo avuto nel primo momento, nella primissima fase delle indagini, e cioè dell'assoluta assenza, dell'assoluto vuoto probatorio, dell'assoluto vuoto di elementi che potessero indurre a fare un ragionamento investigativo diverso da quello suicidario o di istigazione al suicidio. Inoltre, Marini ha precisato di non aver mai conosciuto Rossi prima di quel 6 marzo e di non aver mai frequentato Salotti. Non ho mai frequentato, ma non per questioni, per carattere direi, non ho mai frequentato Salotti, non ho amicizie potenti di nessun genere. Se lei per sistema intende che Rossi facesse parte di un sistema, perché devo capire questo, io non appartenevo a questo sistema, ma le posso aggiungere di più. Conoscevo Rossi, davvero. Io non l'ho mai visto, non ci ho mai parlato. Sembrerà strano, ma io Rossi non l'ho mai visto, né ci ho mai parlato. E nella lunga audizione Marini ha anche annunciato l'esistenza di una fotografia che ritrae un'impronta sul davanzale della finestra dell'ufficio di David Rossi. Sentiamo. Ricordo un'impronta di scarpa sul davanzale della finestra dell'ufficio di David Rossi, mi pare che ci sia una fotografia che produrrò, lo ha detto il magistrato Nicola Marini rispondendo alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo comunicazione di Monte dei Paschi. L'onorevole Walter Rizzetto ha sottolineato più volte l'importanza di questo elemento attualmente non agli atti. Una fotografia mi riservo di produrla la prossima volta, perché ho fatto attenzione a questa cosa che mi pare sia un'impronta, però è un ricordo mio. E non voglio, come dire, un'impronta dove? Sul davanzale della scarpa. Sul davanzale della finestra, quindi non sul termoconvettore dove io mi sono arrampicato. Mi pare di ricordare così. Ora mi fa una domanda dove io. Però l'ha detto. Sì, l'ho detto, ma rimane anche da verificarlo. Nel senso, ho detto, mi pare che ci sia un'impronta della scarpa sul davanzale. Sulla finestra ci sono dei segni. Va bene? Che secondo lei sono un'impronta di una scarpa? Secondo me potevano essere l'impronta di una scarpa. È stato verificato come è uscito dalla finestra il dottor Rossi. Una mia verifica che ovviamente la consulenza successiva ha dimostrato come è uscito il Rossi dalla finestra, facendolo in maniera
come dire, sperimentale, precisa, inequivocabile, tant'è che il GIP si è, come dire, ha condiviso ampiamente questa dinamica della discesa dal davanzale e l'aggrappo al muro da parte del Davide Rossi. Altro elemento emerso durante la commissione sarebbe riconducibile ad uno dei file con la parola suicidio trovati nel PC di Rossi dalla polizia postale. Nel dettaglio, una mail cancellata quando Rossi non era nel suo ufficio. Ho portato qui un dato. L'ho consegnato alla commissione. Verranno sentiti, certo, gli esperti. Chiederemo loro, assolutamente chiederemo sì. Loro e avremo chiarimento su tutto. Il dottor Nattarini. E ho fatto una, come dire, un contributo alla commissione. Ottimo contributo, nel senso che se appurassimo, ecco, il fatto che Rossi in quel momento alle 16:39 non era in ufficio, evidentemente qualcuno ha digitato probabilmente la parola suicidio nel computer di Rossi. Cambiamo argomento. Dopo aver ottenuto il cambio al vertice del Monte dei Paschi, il Tesoro si prepara a chiedere all'Europa una proroga dei termini per uscire dalla banca senese che ha salvato, diventandone il principale azionista con il 64% del capitale. A chiarirlo è stato il ministro Daniele Franco, rispondendo alla Camera a una interrogazione che domandava lumi proprio sulla situazione della banca senese. Sentiamo. Il Ministero del Tesoro punta a trattare con l'Unione Europea una congrua proroga per l'uscita dal Monte dei Paschi di Siena. È quanto emerso questo pomeriggio nel corso del Question Time al Ministro dell'Economia Daniele Franco, che ha evidenziato come l'interlocuzione con la Commissione Europea sia in corso e riguarda sia il piano industriale che il rafforzamento patrimoniale, con un aumento di capitale stimato in 2,5 miliardi di euro. Il termine per dismettere la partecipazione pubblica all'interno della banca senese non è stato ancora definito, ma definita è la comprovata impossibilità di dismettere la partecipazione pubblica nei tempi precedentemente concordati con le autorità europee. Una boccata di ossigeno, le parole del ministro Franco per il nuovo amministratore delegato di Rocca Salimbeni, Luigi Lovaglio, chiamato a redigere e rispettare un nuovo piano industriale 2022-2026. Caposaldo del nuovo piano, che dovrà convincere gli investitori, sarà proprio l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. Il ministro dell'Economia Daniele Franco riferirà con un adeguato approfondimento sugli sviluppi del gruppo Monte dei Paschi in audizione prevista il 28 marzo alle commissioni finanze riunite. Siamo impegnati nel seguire da vicino e con un'estrema attenzione i prossimi sviluppi del gruppo, auspicando strategie di rafforzamento dell'attività economica e consolidamento che consentano non solo la valorizzazione della partecipazione, ma anche la salvaguardia della storia della banca, del suo marchio, del rapporto con il territorio e dei suoi sviluppi occupazionali, ha detto il ministro Franco durante il Question Time. Voltiamo pagina. Nella puntata di ieri del nostro format in diretta si è parlato di politica locale in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. Sentiamo nel servizio di Lorenzo Agnelli alcune importanti dichiarazioni sulla non ricandidatura dei due ex sindaci di Siena, Pierluigi Piccini e Bruno Valentini, e sull'esperienza da assessore nella prima giunta dei Mossi da parte di Massimo Sportelli. Il progetto del terzo polo civico sta giorno dopo giorno mettendo le gambe in vista delle elezioni amministrative del 2023. La strada è ancora lunga, ma i confronti e gli incontri sono già iniziati. Pierluigi Piccini, ex sindaco di Siena e uno tra gli esponenti di spicco di questa forza civica, ribadisce come all'interno di questo gruppo non ci sarà nessun partito, ma non esclude un dialogo con le forze politiche per dare vita ad un civismo politico utile per la città. Tra le notizie ufficiali scaturite dalla puntata di In diretta di Matteo Borsi rimbalzano quelle particolarmente scottanti sulla non ricandidatura dei due ex sindaci Piccini e Valentini. No, non è più la mia stagione, ma io lo dico per me e lo dico anche per tanti altri che hanno dato molto e in qualche modo dobbiamo anche essergli grati. Non possiamo presentarci con gli stessi che in qualche modo sono stati protagonisti della politica degli ultimi decenni. Valentini non si ricandida, lei Piccini si ricandida? Io no. Vorrei, se è possibile, ritagliarmi questo ruolo dell'ex capitano che forma i Mangini, per quanto poi molti Mangini sono già preparati, cioè, però insomma, mettere a disposizione la mia esperienza e dare una mano. Ospite della trasmissione anche Massimo Sportelli, ex assessore ai lavori pubblici di Siena, il quale ha parlato della sua esperienza amministrativa e di come il sindaco Luigi De Mossi sia un civico soltanto a parole. De Mossi
è stato un civico a parole, ma non è mai stato un civico nei fatti. Anche durante la mia esperienza, quella partecipazione che penso che sia assolutamente imprescindibile in un'amministrazione di tipo civico è stata completamente assente, e anzi proprio i motivi di distanza sono nati proprio da questo modo di vedere, distante da quello che era il mandato che almeno io avevo ricevuto da chi mi aveva dato il suo consenso. Restiamo sulla politica, perché questa mattina Massimo Vita ha ufficializzato la sua discesa in campo in vista delle elezioni comunali del 2023. Serve una svolta progressista ampia per scacciare l'oscurantismo di questa amministrazione, ha detto. Il già presidente della sezione di Siena dei ciechi e degli ipovedenti apre le porte a un confronto con le forze di sinistra e a quelle civiche che si oppongono alle politiche dell'attuale giunta De Mossi. Sentiamo Lorenzo Agnelli. Un'altra carta viene lanciata sul tavolo dei giochi che guardano direttamente alle elezioni amministrative di Siena del 2023. Massimo Vita, già presidente della sezione senese dell'Associazione Ciechi e Ipovedenti, entra in politica. Una decisione presa esclusivamente dalla sua volontà di impegnarsi per la città che tanto gli ha dato, ma che in questo momento sta attraversando un momento amministrativo totalmente da cambiare, segnato dall'oscurantismo, dall'isolamento totale della città e da scelte politiche che non danno risposte ai problemi atavici di Siena. L'oscurantismo che stiamo vivendo da qualche anno a questa parte è qualcosa che non fa parte del DNA di questa città. Questa città è una città solidale, una città inclusiva ed è una città che ha tanta cultura e storia. L'idea di Massimo Vita è quella di creare un'alleanza la più larga possibile per vincere direttamente al primo turno, lontano dagli accordi sottobanco o dalle trattative di palazzo per raggiungere una vittoria risicata al ballottaggio. Serve ritrovare una coesione sociale e un'unità della città, e per questo Vita apre le porte a tutte le forze politiche e civiche che si riconoscono in un'azione politica opposta all'attuale amministrazione De Mossi. Io pongo un unico limite, non dialogherò mai, ma assolutamente mai, in maniera pregiudiziale, e lo dico ad alta voce, con le forze che oggi governano la città. Creare una coalizione, come dice Letta, è un largo campo, ma una coalizione il più ampia possibile. Credo che il terzo polo sia un valore assoluto per la città, che il terzo polo ci deve ancora dire con chiarezza se vuole dialogare con il centrosinistra o se vuole candidarsi da solo per andare poi al ballottaggio e dialogare con chiunque, perché se vuole dialogare con chiunque io non posso dialogare con chiunque. Il terzo polo è fatto di forze diverse tra di loro che stanno dando prova di volersi impegnare per la città, e allora io dico al terzo polo, ma anche alle forze politiche più tradizionali, al PD, a Sinistra Ecologia e Libertà, ai socialisti, diciamo all'area che attualmente segue la regione toscana, ma anche ai grillini, sediamoci intorno a un tavolo. Mentre la fine dell'emergenza sembra ormai alle porte, l'AIFA ha dato l'ok per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid per i fragili. Un primo passo che potrebbe portare a una nuova dose booster per tutta la popolazione dal prossimo autunno. Veronica Costa. La quarta dose di vaccino anti-Covid è ormai realtà. Dopo la terza dose, che ormai una gran parte della cittadinanza ha già ricevuto, adesso sembra già arrivato il momento di un altro richiamo. Dal 1 marzo, infatti, l'AIFA ha dato l'ok alla somministrazione della quarta dose per coloro che hanno marcata compromissione della risposta immunitaria. In tutto sono 890.000 i soggetti fragili che riceveranno il booster. Un primo passo che però apre molti punti interrogativi su una possibile quarta dose per tutta la popolazione. Una possibilità a cui in caso si dovrà pensare dall'inizio della prossima stagione invernale, ma su cui ancora ci sono molti dubbi. Molto dipenderà dall'evolversi del quadro pandemico e dall'arrivo di nuove varianti. Da lì poi si dovrà capire se proseguire con una vaccinazione di massa o se concentrarsi solo su determinate fasce di età.
In evoluzione quindi tutti i prossimi passi dell'emergenza sanitaria che dovrebbe concludersi il 31 di marzo. Si inizia così a pensare alle possibili date per l'allentamento delle varie misure anticontagio. Un'idea più chiara si avrà molto probabilmente a metà marzo, con dati più certi sull'andamento della pandemia. Sicuramente, come per gli scorsi anni, l'estate aiuterà nella circolazione del virus, resta però la preoccupazione per il prossimo inverno. Intanto, dopo l'eliminazione delle mascherine all'aperto, da marzo aumenteranno le capienze di stadi e palazzetti e da aprile non dovrebbe essere più necessario il Green Pass per mangiare all'aperto, ancora da attendere invece per i luoghi al chiuso. Per l'incognita lavoro invece dovrebbe restare il certificato verde, così come l'obbligo vaccinale per gli over 50 fino a metà giugno. Il caro energia costa molto salato agli italiani. Secondo una stima tra sindacati e Codacons sono circa 1.500 gli euro di rincari annui per le famiglie italiane. Un prezzo troppo alto che, secondo Fabio Seggiani, segretario generale della CGIL di Siena, avrà un impatto ancora maggiore sui redditi dal lavoro, in particolare su quelli dei precari. Lorenzo Agnelli. I numeri del caro energia stanno iniziando ad incidere spietatamente anche sui conti delle famiglie. I costi per l'energia elettrica sono aumentati del 55% e quelli del gas del 42% nel primo trimestre 2022 rispetto al precedente. Lo ha detto il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani nell'informativa alla Camera sull'incremento dei costi dell'energia e sulle misure adottate per contrastarne gli effetti. Dopo la forte diminuzione avvenuta nel corso del 2020, determinata principalmente dalle conseguenze della pandemia, adesso questo aumento è stato vertiginoso. Assoutenti stima una stangata annua da 38,5 miliardi di euro in capo alle famiglie italiane e per il Codacons è un vero e proprio massacro per le tasche degli italiani. Tutte le politiche che sono state messe in campo, anche se da parte nostra un po' contestate rispetto alla fiscalità e rispetto ai bonus e comunque il governo ha messo in campo, il peso di queste manovre non sopperisce alla perdita del potere d'acquisto e reddito al lavoro. Questo è un grandissimo problema che mina la tenuta sociale del paese. Le politiche salariali sono fondamentali, ma ovviamente bisogna intervenire sulla causa. La causa è il ritardo stratosferico che questo paese e l'Europa ha rispetto alla transizione ecologica. Secondo il sindacato, l'impatto su una famiglia tipo è quantificato sui 1.500 euro di rincari annui e per l'Unione Nazionale dei Consumatori si tratta di una disfatta con dati disastrosi. Ma l'aumento dei costi energetici ha un impatto sui redditi dal lavoro a partire da quello dei precari, come ha sottolineato lo stesso segretario generale della CGIL Siena, Fabio Seggiani. La questione dei redditi dal lavoro, appunto, che comunque nel complesso dei redditi dal lavoro vede i lavoratori che già, e lavoratrici soprattutto, che già lavorano magari con part-time involontari, quelli che si definiscono working poor, tanto per capirsi, che ovviamente da questo punto di vista sono ulteriormente penalizzati e sono sempre i giovani intrisi nel precariato e le donne soprattutto, che sono quelle che svolgono la maggior parte dei lavori part-time e tra l'altro sottopagati. Ci spostiamo adesso in Valdelsa. A Poggibonsi è stato indetto il bando per la gestione degli impianti sportivi del Bernino. Le domande potranno essere presentate fino al 25 marzo e il nuovo affidamento scatterà dal 1 giugno. Fino al 31 maggio è prevista la proroga in via transitoria all'attuale gestore. Filippo Tecce. È stato pubblicato a Poggibonsi il bando per rinnovare l'affidamento in concessione degli impianti sportivi del Bernino. La procedura di gara, aperta con modalità telematica, è in esecuzione sulla piattaforma Start ed è possibile già partecipare al bando, che resta aperto fino al 25 marzo 2022 alle ore 8:30. La concessione avrà la durata di 3 anni, eventualmente rinnovabili per altri 3, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell'impianto, presumibilmente dal 1 giugno 2022. Dal 1 marzo al 31 maggio 2022 l'affidamento è concesso in proroga all'attuale gestore. Un passaggio importante che determinerà un nuovo affidamento per la gestione del complesso sportivo, dice il vice sindaco ed assessore allo sport del comune di Poggibonsi, Nicola Berti. Come sempre ribadito, nella definizione del bando abbiamo cercato di tenere conto delle nuove complessità emerse in questa fase storica, confermando nel contempo l'impegno a garantire la continuità delle attività in essere.
Il bando è stato pubblicato in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale numero 1 del 5 gennaio 2022. Il bando di gara definisce dettagli economici, requisiti, parametri e criteri a garanzia dell'attività, dell'utenza e dell'occupazione. È stato previsto l'affidamento di nuova concessione con riferimento alle strutture e prevedendo diverse forme di riserva d'uso degli spazi sportivi nei confronti dell'amministrazione, con lo scopo di ottenere un diverso equilibrio economico-finanziario. Il complesso sportivo del Bernino è costituito dagli impianti natatori al chiuso, all'aperto e dal palazzetto dello sport. Nel dettaglio fanno parte dell'affidamento tramite bando la piscina comunale coperta, la piscina comunale scoperta comprensiva dello spazio a verde, la struttura a bar a servizio delle due piscine, il palazzetto dello sport e gli accessi e vie interne all'area sportiva. Il nostro obiettivo è raggiungere quanto prima l'80% di raccolta differenziata, lo ha affermato l'assessore all'ambiente del comune di Poggibonsi, Roberto Gambassi. Sentiamo le sue parole. Allora, intanto in realtà è l'Aur Valdelsa, cioè l'ambito della Valdelsa, che sarà il primo nucleo alla fine dell'anno ad essere oggetto della riorganizzazione con la nuova pianificazione che Sei Toscana si è data da un anno e mezzo a questa parte. Saremo i primi, San Gimignano partirà qualche giorno prima di noi, noi dovremmo essere per la fine dell'anno e all'inizio dell'anno prossimo con il servizio fatto. Gli obiettivi sono abbastanza facili perché sono quantificati anche nel piano industriale e l'avevamo un po' introdotti in sede di campagna elettorale, di quello che è l'obiettivo che ci siamo dati, raggiungere l'80% di raccolta differenziata. Però questo, le modalità con cui le raggiungeremo, e questa è una parte importante anche dell'aspetto lì, non è soltanto il tasso di raccolta differenziata, cioè la quota, la percentuale, quanto la qualità del rifiuto. E questo è con una serie di iniziative che dovrebbero essere messe in pista nella riorganizzazione, è un qualcosa che ci dà delle prospettive anche di poter generare, non dico rifiuti pulitissimi, diciamo come questo, perché questa bottiglia è bottiglia, viene inserita con bottiglia, riesce al riuso come bottiglia, però di avere possibilità di avere spriti, diciamo, scarti di infiltrazione di altri rifiuti nelle raccolte differenziate molto basse. È un obiettivo con cui ci stiamo lavorando e si spera con il gestore di raggiungere il nuovo servizio di raccolta. Riconoscimento green per la distilleria DETA di Barberino Tavarnelle, che ha ottenuto la certificazione ISO 14001. Un traguardo che è stato raggiunto grazie alle precise e concrete politiche ambientali messe in atto, ha detto l'azienda. Sentiamo i dettagli nel servizio di Filippo Tecce. La distilleria DETA di Barberino Tavarnelle è sempre più sostenibile. La storica azienda della Valdelsa ha infatti ottenuto la prestigiosa certificazione di gestione ambientale ISO 14001. Un traguardo che è stato raggiunto grazie alle precise e concrete politiche ambientali messe in atto negli ultimi anni da DETA, che è la seconda realtà nella zona industriale della Zambra a ottenere questo importante attestato green. La ISO 14001 è una certificazione internazionale ad adesione volontaria che fornisce un quadro sistematico per l'integrazione delle pratiche a protezione dell'ambiente, prevenendo l'inquinamento, riducendo l'entità dei rifiuti, il consumo di energia e dei materiali. La certificazione dimostra che la distilleria DETA ha un sistema di gestione adeguato a controllare l'impatto ambientale della propria attività con scelte efficaci e sostenibili. La conformità del sistema di gestione di DETA alla ISO 14001 è stata riconosciuta dal CSQA, un organismo di certificazione internazionale che opera in vari settori e che in Italia detiene la leadership nel mondo dell'agricoltura, degli alimenti e delle bevande. Oltre alla ISO 14001, la distilleria di Barberino Tavarnella ha ottenuto anche ISO 9001, che certifica la qualità del sistema di gestione dell'azienda, caratterizzato da un approccio basato su un continuo miglioramento dei processi produttivi. Entrambe le certificazioni, in particolare la ISO 14001, si legge in una nota della distilleria DETA, sono un ulteriore passo in avanti nel percorso intrapreso dall'azienda sul fronte del miglioramento e della corretta gestione ambientale della nostra attività. Queste certificazioni, spiega DETA, sono per noi un segno di trasparenza e di responsabilità nei confronti del territorio nel quale lavoriamo e viviamo. Adesso ci spostiamo nel sud della provincia. Il 5 marzo si terrà il primo di una serie di appuntamenti con cui il comune di San Casciano dei Bagni
racconterà il santuario da poco ritrovato grazie agli scavi archeologici continuamente in attività. Ce ne parla Simone Giani. Dalla realizzazione di un parco archeologico termale a quella di un museo per la valorizzazione dei reperti affiorati negli ultimi scavi. Sono questi i progetti pensati dalla sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti, che riguarderanno l'area archeologico-naturalistica del Bagno Grande, che grazie alla collaborazione con la soprintendenza dell'Università Pestegnari di Siena potrebbe diventare in pochi anni una meta per tanti appassionati di arte, senza rinunciare però anche a progetti di breve e medio termine. Dopo le passeggiate archeologiche che il gruppo archeologico di Utica Vidiena, che ringrazio perché sta facendo un lavoro veramente incredibile, ha organizzato tutti sabato e sabato mattina durante questo inverno, ovviamente quando meteo permettendo, perché lo scavo poi in condizioni meteorologiche difficili diventa impercorribile in questo momento. Il gruppo archeologico appunto ha organizzato questa nuova serie di attività. Si tratta di un calendario con 6 appuntamenti che poi verranno durante il corso dell'anno ovviamente man mano confermati, verranno dati i dettagli, gli orari anche rispetto a quello che succederà in ogni appuntamento, ma siamo partiti da un'idea, e cioè all'interno del santuario abbiamo trovato tanti dei e dee che lo popolano e che abbiamo scoperto avere un legame profondo con San Casciano, e quindi siamo andati a ricercare quando è che venivano, qual era la giornata in cui venivano venerati, perché venivano venerati, perché sono sullo scavo, come venivano venerati, e quindi il 5 marzo il primo appuntamento è quello che parla appunto, che è dedicato ad Iside. Apriamo la pagina sportiva, un torneo di calcio solidale per testimoniare il ruolo della donna nella società e nel mondo del volontariato. Questa è l'iniziativa organizzata dalla Quavio per l'8 marzo, Festa della Donna. Testimonia dell'evento il capitano del Siena, Stefano Guberti. Sentiamo Veronica Costa. Chi dice donna, dice dono. È il primo torneo di calcio solidale organizzato da Quavio, Misericordia e Pubblica Assistenza di Siena. Un'iniziativa non competitiva che unisce valori culturali e solidarietà, in programma l'8 marzo per la Festa della Donna. La giornata, organizzata in memoria della scrittrice senese Rossana Guarnieri, vuole infatti testimoniare il ruolo femminile nella società attuale e nel mondo del volontariato. È un trofeo non competitivo per riunire le associazioni di volontariato che offrano tempo e risorse a Siena, e lo facciamo in un giorno speciale, quello delle donne. L'attività è organizzata da Quavio, Qualità della Vita in Oncologia, insieme a Misericordia e Pubblica Assistenza di Siena. Ci saranno 10 squadre che giocheranno sul campo, solo per sottolineare il momento varranno solo i gol realizzati dalle donne, e mi piace sottolineare la partecipazione della nazionale italiana a calcio trapiantati, che sarà presente con il suo capitano Alessandro Muoio, che ha avuto un cuore nuovo proprio qui a Siena. Voi assisterete il giorno della Festa della Donna, credo, ad un evento che veramente la festeggi, perché la declina nel suo essere dono per la società, dal mondo del volontariato al mondo dello sport, e quindi credo che meglio di così non si possa ricordare una figura che veramente dà il nome dell'evento, è chi dice donna dice dono. Questa giornata è dedicata ad una scrittrice che molto si è spesa per i bambini, la scrittrice Rossana Guarnieri. Ha scritto filastrocche, ha scritto fiabe, e direi che è un altro aspetto, un aspetto ulteriore per declinare la delicatezza e la dolcezza che una donna sa mettere nella vita. Il torneo, che si svolgerà presso gli impianti del San Miniato, prevede l'iscrizione di un massimo di 10 squadre composte da almeno 6 atleti, di cui 3 donne. A collaborare con l'iniziativa è anche la CN Siena. Testimonial del torneo sarà infatti il capitano della Robur, Stefano Guberti. Ho visto che il regolamento è un regolamento particolare, perché le squadre devono essere formate da almeno 6 persone, di cui 3 donne, per cui squadre miste. L'obiettivo, come ho detto prima, non è tanto vincere quanto divertirsi. Ancora calcio, questa volta giocato dopo la brutta sconfitta a Chiavari, il Siena torna domani in campo. La gara contro la Carrarese è la seconda negli ultimi 3 giorni, e domenica i bianconeri dovranno subito tornare in campo al Franchi. Ancora Veronica Costa.
Continua una settimana ricca di impegni per il Siena. Dopo la sconfitta a Chiavari con l'Entella, ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti in Liguria, dove si trova in ritiro. Domani infatti in programma il secondo appuntamento settimanale. I bianconeri scenderanno in campo alle 18 allo Stadio dei Marmi di Carrara. Una partita importante dopo le difficoltà evidenziate nell'ultima gara ed in vista anche della prossima sfida in programma domenica al Franchi contro la Viterbese. Sarà la terza gara della settimana per i bianconeri. A distanza di poche ore diventa difficile anche la preparazione, non avendo quella condizione fisica e anche mentale per riproporre alcuni allenamenti, e quindi recupero, un po' di mobilità, tutti quegli accorgimenti che possono aiutare il calciatore a riessere pronto, non dico al 100%, ma quantomeno ad un livello accettabile. Abbiamo fatto anche dei cambi, alcuni forzati, alcuni obbligati, perché avevamo dei calciatori, vedi Paloschi, vedi Laverone, lo stesso Di Santo, che non potevano assolutamente scendere in campo dall'inizio, o se l'avessero fatto ci sarebbero potute essere delle ripercussioni poi successive, non solo per le partite ma proprio nel futuro prossimo. Quindi abbiamo cercato di gestirlo al meglio e questo credo che sia stata una scelta giusta, al di là del risultato. Certo. Manterremo comunque il nostro assetto, la nostra disposizione, poi qualche accorgimento sicuramente ci sarà, perché vuoi la stanchezza, vuoi l'avversario diverso da quello appena incontrato, e quindi faremo attenzione a tutto. Vediamo con il volley, la Emavilla Sobey Siena proprio adesso è in campo nel recupero del match che si sarebbe dovuto giocare il 9 gennaio contro la Conad Reggio Emilia, una partita che è piuttosto una finale perché ai bianco-blu servono punti e vittorie per poter sperare nella salvezza e la permanenza in A2. Seguite gli aggiornamenti live sui nostri canali social e sul nostro sito radiosienatv.it. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo e poi come comunicato eccezionalmente oggi alle 21.30 andrà in onda la puntata in diretta di Fuori Campo con Veronica Costa e Alessandro Pagliai. Alle 22.45 a seguire dunque Marco Del Grande con 4-4-2 e subito dopo la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e una buona serata.